Allora, in questo momento siamo in pieno fermento. Io ho appena terminato una riunione programmatica. Il lockdown è stato un brutto colpo anche per noi, soprattutto per noi che ci occupiamo di turismo, ma non solo, ma l'abbiamo sfruttato. Ci è piaciuto pensare al lockdown come un'opportunità per studiare, strutturare nuovi percorsi, strutturare nuovi progetti e farci trovare pronti alla ripresa. Ecco, tu dicevi, ci occupiamo di turismo, ci racconti un po' la Polisviluppo come lavora sul territorio? Allora, la Polisviluppo ha una serie di anime, nel senso che noi siamo una cooperativa principalmente composta da archeologi, ma non solo, e ci occupiamo di tutto quello che è il comparto più legato all'archeologia, legato magari alle sorveglianze archeologiche, allo studio relativo ai ritrovamenti archeologici, eccetera. E poi abbiamo due branche importanti che si occupano di fruizione dei beni culturali e soprattutto di turismo. Tra questi, una ormai costola importante è diventata quella del turismo scolastico. Siamo diventati negli anni una delle realtà più emergenti nel turismo scolastico, nonostante avessimo un lungo curriculum, e quindi ci occupiamo di raccontare la storia e le bellezze del territorio ai più piccoli. Cerchiamo di costruire in questo modo una consapevolezza insieme agli insegnanti e cerchiamo di contribuire a creare magari nel nostro piccolo dei cittadini migliori, ecco. Certo, e noi non possiamo che augurarcelo. Ovviamente questo immagino sia l'ambito che ha risentito di più. Come state lavorando per recuperare questa fetta? Allora, in questo momento ti dico che ormai la stagione relativa al turismo scolastico è stata la prima ad essere bloccata definitivamente, anche molto prima del lockdown. In realtà le scuole ovviamente hanno seguito le indicazioni del ministro Azzollina e quindi hanno sospeso immediatamente le attività di didattica in aula, così come i viaggi di istruzione. Quindi sì, ormai la stagione, è inutile dirlo, è andata completamente persa, però stiamo già lavorando ai cataloghi del nuovo anno, nella speranza ovviamente di poter tornare all'interno delle scuole e far uscire dalle scuole i ragazzi per poterli portare in giro in qualche modo. Ok Luca, chiudiamo perché sono arrivata alla fine del tempo che possiamo dedicarci, con un augurio che ti fai per la società, la Polisviluppo, la cooperativa di cui fai parte, ma in generale per tutti gli archeologi e per tutti quelli che lavorano nell'ambito del turismo a Taranto. Io credo che noi come cooperative archeologiche, così come tutti coloro i quali si occupano di turismo, magari chi si occupa di turismo ancora di più, hanno bisogno mai come in questo momento della vicinanza un po' di tutti. Il turismo è un po' una delle voci più importanti anche del PIL italiano. Noi abbiamo bisogno comunque di avere subito regole che possano essere il più veloci possibile per ripartire in sicurezza, ovviamente, ma ripartire il prima possibile. Noi non amiamo gli aiuti dall'alto, vogliamo camminare con le nostre gambe e non vediamo l'ora di avere la possibilità di poterlo fare nuovamente, quello sì.